Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un bug per poter mettere una perlescenza su qualunque tipo di verniciatura o quasi, tranne sul cromato e sul colore grigio, ragazzi. Allora, questo c'era già, alcuni di voi lo conosceranno e invece chi ha incominciato a giocare da poco non lo conosce. Allora, come state vedendo, io vado su un opaco, su un colore opaco, e vado per mettere la perlescenza, su un metallizzato metto la perlescenza e me la fa mettere tranquillamente. Allora, se io invece mi sposto su un opaco, non mi lascerà mettere la perlescenza, o su un metallico. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere innanzitutto il colore che vogliamo. Come avete visto, la perlescenza non me la fa mettere, quindi dobbiamo scegliere il colore che vogliamo, poi andiamo su, per esempio nel caso di opachi scegliamo il nero opaco, poi andiamo su metallizzati, non selezioniamo nulla su metallizzati, però ci dobbiamo andare, usciamo fuori, andiamo su targhe, facciamo un cambio targa e poi torniamo su perlescenti, ragazzi, e vedrete che a quel punto vi farà mettere la perlescenza di qualunque colore, come state vedendo, su un opaco. La stessa cosa potete farla su un colore classico o potete farla su un colore metallico, niente di più semplice. Ve lo rispiego in maniera abbastanza rapida, insomma. Andiamo a rivedere il trucco, diciamo, come funziona. È abbastanza semplice, insomma. Una volta che noi abbiamo scelto la nostra categoria di colore, che sia classico, opaco o metallizzato, scegliamo il nostro colore, poi andiamo su metallizzati, selezioniamo un colore, andiamo su un colore, basta che apriamo la categoria metallizzati, dopodiché facciamo cerchio fino ad arrivare fuori sulle targhe, facciamo un cambio di targa, nel caso ci sono le targhe, nel caso della Zentorno che non ha targhe facciamo un cambio di fari, comunque dicevo, facciamo un cambio di targa ed andiamo a ritornare sui perlescenti e vedrete che vi farà mettere la perlescenza. Spero di essermi spiegato, comunque spero che abbiate capito come funziona questa cosa. È una stupidaggine, però ci può tornare utile per fare molte colorazioni che ci potranno piacere, ragazzi. Per questo glitch è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.